Tutto pronto per la seconda edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, organizzata dall'Associazione 21 Passi e creata in memoria della giovane ballerina Federica Tropiano di Teggiano. Nello scorso mese di gennaio si erano aperte le iscrizioni per partecipare all'iniziativa, il cui obiettivo è quello di promuovere l'arte della danza e sostenere i giovani talenti. Anche quest'anno, dunque, solisti, passi a due e gruppi di ballerini iscritti a una scuola di ballo avranno l'opportunità di mostrare il proprio talento ad una giuria composta da professionisti del panorama artistico nazionale della danza e vincere una delle borse di studio in palio. I premi variano da 150 a 1200 euro, 4 le borse di studio messe in palio. Dopo il periodo dedicato alle iscrizioni, l'associazione 21 Passi fa sapere che mancano pochi giorni all'atteso appuntamento, in programma domenica 24 marzo presso il Teatro Mario Scarpetta a Sala Consilina. A valutare i talenti vincitori saranno 4 giudici, artisti del mondo della danza, noti a livello nazionale e internazionale: Little Phil, Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano. Due di loro saranno anche protagonisti dell'importante novità di questa edizione della rassegna, vale a dire la possibilità per i partecipanti di aderire a stage che saranno tenuti proprio da Gabriele Manzo, ballerino di Amici e 3 volte campione italiano di hip hop, e Demis Autellitano, ballerino, insegnante, direttore artistico e coreografo teatrale e televisivo. La rassegna comprende vari stili di danza, è infatti aperta alle categorie di modern, hip hop e contemporaneo ed è finanziata dalla borsa di studio Federica Tropiano, frutto di una raccolta fondi avviata dopo la tragica scomparsa di Federica avvenuta nel 2020.